Avete presente quei periodi in cui non avete proprio voglia di videogiocare, no? Quante volte vi sarà capitato e quanti video a riguardo ci sono in giro, e comunque ne ho parlato anche io su questo canale. Recuperare il backlog, provare nuovi generi, forzarsi di finire i videogiochi o sforzarsi. Tutti questi sono consigli utili secondo me, ma alla fine non credo possano veramente servire a qualcosa. Una persona deve giocare quando se la sente, altrimenti anche l'hobby più bello, quello preferito, può diventare tedioso. Ma se l'ingrediente mancante principale è il tempo, almeno il più delle volte, e con l'avanzare dell'età soprattutto, molto spesso ci si scontra contro un muro ancora più insormontabile e che, secondo me, è ancora peggio del poco tempo libero. La mancanza di videogiochi realmente interessanti nella nostra libreria può essere un fattore molto importante anche, e io lo sto notando in questo periodo. Quanti videogiochi avrò comprato in saldo con Steam o riscattato gratuitamente su Epic Store? Ora sinceramente mi sto rifugiando su Hitman Contracts. Lo sto giocando per la prima volta e devo dire che, oltre ad avere un gameplay stupendamente libero, come nel resto della serie, ha anche delle atmosfere veramente incredibili. Questo succede, o almeno a me succede, non so voi, quando alcuni videogiochi sui quali vorrei concentrarmi cominciano a diventare frustranti, a tal punto da farmi passare la voglia di giocare. È successo già in passato, è successo adesso, in questi giorni, e sono sicuro succederà anche in futuro. Faccio una piccola premessa prima di continuare però, dicendo che il 90% lo fa anche il mio stato d'animo, perché magari ho bisogno di un videogioco più veloce ed immediato in alcune cose, quindi magari semplicemente non è il momento giusto per quel gioco, o forse non lo sarà mai, chissà. Ora faccio un esempio di qualcosa che mi è successo l'altro giorno. In questo periodo sto giocando Kingdom Come: Deliverance, gioco che, nonostante il lancio difficile dal punto di vista tecnico, è riuscito a ritagliarsi una bella fetta di mercato e di appassionati, e che ora attendono impazienti il secondo capitolo, in arrivo a febbraio del prossimo anno. Prima di mettere mano sul gioco ero molto dubbioso, perché ne avevano parlato male in parecchi dicendo che i bug erano troppi, che era ingestibile e via dicendo. Nonostante questo, però, divenuto gratuito su Epic Store, ho deciso di aggiungerlo alla mia libreria, perché no, e dargli una possibilità, perché avevo voglia di un videogioco diverso dal solito e soprattutto immersivo. E Kingdom Come: Deliverance è esattamente questo, è molto immersivo, alcune volte, secondo me, fin troppo. Tant'è che in diverse occasioni ho pensato che magari gli sviluppatori avessero esagerato nelle meccaniche facendo il passo più lungo della gamba. L'eccessiva pesantezza in alcune cose da fare, la lentezza nel gestire il viaggio rapido, il non avere a disposizione determinati negozianti, come ad esempio un fabbro o un sarto, in ogni città, e poi il combattimento. Ragazzi, il combattimento. A me il combat system di questo gioco piace, perché è veramente interessante, ben fatto e soprattutto diverso dal solito, ma quando si tratta di gestire un gruppo che siano più di due diventa un incubo. Scappare è impossibile, perché appena volti le spalle vieni subito placcato e sei costretto ad affrontare tutti, e salire sul cavallo è altrettanto impossibile, perché il nostro protagonista Henry ci mette veramente 3 ore a salire, perché le animazioni sono tutte fatte in maniera super realistica. Ed è altrettanto impossibile riuscire a fare tutti i colpi, ed è difficilissimo mettere colpi a segno, soprattutto se vieni costantemente colpito e sei a corto di stamina. Ora sono bloccato in un punto di una missione dove bisogna affrontare molti nemici, e anche portandoti dietro un companion, non dico il nome per non fare spoiler, il compito rimane comunque molto arduo, complice anche un'IA non proprio brillantissima, perché il companion non ne vuole sapere e va sempre a muso duro contro i nemici. E finisce per morire, lasciandomi da solo a gestire 5-6 soldati nemici, almeno, quando io invece preferirei farla stealth. E dunque per me diventa estremamente frustrante questa situazione. Probabilmente poi proverò ad affrontare questa missione da solo, appunto per farla in furtiva, ma per il momento il gioco rimane lì, perché non puoi non darmi modo di gestire questa situazione. Sono sicuro che il modo ci sia, anche perché il gioco lo ha finito molta gente, per dire, e sicuramente anche il mio stato emotivo di stress, come dicevo prima, influisce sul fruire di un videogioco, perché magari in questo periodo ho bisogno di qualcosa più rapido, più immediato, e di certo Kingdom Come: Deliverance non è quel tipo di videogioco e non vuole esserlo per una precisa scelta di design, e capisco tutto ciò e faccio anche un grosso mea culpa, ma il combattimento contro avversari multipli è veramente un pugno in faccia, sui denti anzi, se vogliamo, ogni singola volta. Concludo dicendo che non sto parlando di difficoltà di gioco, quanto piuttosto di meccaniche che rovinano l'esperienza di gioco, Prendiamo ad esempio qualcosa che può mettere a dura prova la pazienza e diventare frustrante per la difficoltà, come ad esempio un Souls. Prima o poi, però, attraverso il processo di Get Good, so che quell'ostacolo potrò superarlo, mentre so che questa gestione dei combattimenti mischia in Kingdom Come Deliverance rimarrà presente per tutta la durata dell'avventura. E spero di riuscire a finirlo, perché il gioco ha un fascino unico, ha un bel design delle missioni, è un modo di gioco super affascinante, ed ha anche delle meccaniche che spero di rivedere nel prossimo capitolo, e spero che siano di molto limate e migliorate, e voglio che questo tipo di giochi vada avanti, venga sviluppato, perché ne abbiamo bisogno. Un'altra esperienza simile l'ho provata con un altro videogioco e credo che a questo giro mi prenderò un po' di insulti e di critiche, ma sinceramente non mi interessa. E il gioco in questione è l'ultima fatica di Hideo Kojima, ovvero Death Stranding. A me Kojima piace ed è sempre piaciuto, nonostante ci siano occasioni in cui si fa prendere troppo la mano e la fa fuori dal vaso, però il livello delle sue opere è sempre stato molto alto e a livello creativo ha sempre sfornato roba interessante e mai banale. Nel giro di 10 anni ha fatto quasi tutta la saga di Metal Gear Solid e dopo la separazione con Konami in 3 anni è riuscito a creare Death Stranding, e quest'ultimo è veramente un gioco unico e senza pari, ha delle atmosfere incredibili e subito riconoscibili, un concept super interessante grazie ad un gameplay solido e senza dubbio fuori dagli standard dell'industria, e permette una cooperazione a distanza con altri giocatori che sinceramente adoro, e infatti è una delle cose che più mi piace del videogioco. Purtroppo però mi è capitato di imbattermi anche qui in un muro di frustrazione che non riesco a superare e non so se supererò, perché il gioco l'ho iniziato per ben 2 volte e non sono mai riuscito a finirlo, e non so se riuscirò nemmeno questa volta, perché il gameplay sì è molto originale, ma per me è davvero pesante passare la maggior parte del tempo nei menu, ad organizzare l'inventario, l'ordine dei pacchi, togliere il peso, spostarlo e così via. Diventa pesante anche incontrare una zona con delle CA in maniera continua, perché essere stealth in un videogioco che richiede silenzio, dove c'è il rilevatore che continua a fare rumore, il bebè che piange, lo trovo veramente pesante e fastidioso, perché inizio a non capirci veramente nulla, soprattutto quando poi ci si aggiungono a schermo suggerimenti, sovraimpressione e suoni dal menu. Lo dico seriamente, quelle situazioni mi creano solo caos e confusione mentale. E nemmeno mi interessa sapere se è stato progettato di proposito così. È scomodo e non mi piace. Sono un frignone, lo so. Sono nato per lamentarmi e così mi è stato detto più e più volte. Un altro grande problema è quello dello spostamento su ruote. Ho sbloccato la moto, ma lo spostamento è davvero una spina nel fianco, se il terreno è pieno di formazioni rocciose, e queste vanno a costare tantissimo con i veicoli e con la fisica di gioco, rendendo impossibile guidare e vanificando ogni gioia dovuta all'aver sbloccato un mezzo di locomozione più veloce che finalmente sostituisce lo spostamento a piedi. Davvero non mi piace e non capisco come sia stato possibile che abbiano deciso di lasciare questo aspetto del videogioco così. E infine dedicherei un'altra lamentela alla narrazione. Attenzione, non alla storia in sé, che ricordo non conosco in quanto non ho finito il videogioco, ma proprio al modo in cui la storia viene esposta. Praticamente dopo aver passato le prime 4-5 ore di gioco a guardare cutscene lunghissime, la storia viene poi diluita tantissimo e con qualche cutscene veramente importante che poi appare sporadicamente, portando avanti la storia veramente con molta fatica. E da quanto mi è stato detto è così fino alla fine del gioco, dove poi ci sono quelle altre 5-6 ore di cutscene lunghissime. E sinceramente, se non tieni alta l'attenzione, a me un po' passa la voglia, soprattutto quando ho voglia di giocare, di fare missioni secondarie, e poi invece risultano essere missioni a matrioska, dove vai da un tipo che ti dice di raggiungere un luogo per prendere una cosa a lui cara e riportargliela, e la ricompensa molto spesso te la devi andare a prendere in un altro luogo lontano e pericoloso. Insomma, non mi fanno impazzire queste cose. E so di essere in minoranza, perché alla maggior parte della gente questo videogioco è piaciuto moltissimo, ma a me viene veramente difficile andare avanti. So di essere io il problema nella buona parte dei casi, come già detto, però questa è la mia esperienza. E mi piacerebbe che anche voi condivideste qui la vostra sotto nei commenti. Qual è insomma il videogioco che vi ha bloccato e che non siete proprio riusciti a finire per frustrazione verso di esso? E altri esempi che potrei fare comunque sono ad esempio il primo Red Dead Redemption, che a livello di controlli non era proprio fluidissimo, ecco, ma anche lo stesso GTA 4 uscito qualche anno prima, molto legnoso a livelli di movimento, a livello di controlli, a livello anche di shooting, però la qualità era talmente alta che si poteva sorpassare su certe cose, perché la storia era comunque molto coinvolgente, il mondo di gioco offriva tanto e quindi mi sentivo di andare avanti, tant'è che nonostante tutto sono due dei giochi che adoro e potrei comunque andare avanti facendo tanti altri esempi, però non avrebbe senso. Credo che il senso del video comunque si sia capito, almeno spero sia così. Vi prego, con me andateci leggeri, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!